Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Stasera niente sbarbata, anche se in realtà ci vorrebbe, anzi forse me la faccio, ma da solo dopo. Perché sono stanco morto, sono rientrato dallo Shave & Meet insieme a Luca ed è stata un'esperienza meravigliosa. Grazie Luca per avermi permesso di partecipare con te a questa cosa, essere parte della famiglia. E grazie a te, grazie anche agli organizzatori dell'evento che mi hanno fatto sentire a casa. Detto questo, parliamo dell'evento. Non me lo aspettavo così, nel senso che io mi aspettavo una fiera, un evento puramente commerciale, in realtà così non è. Era veramente uno shave and meet, c'erano barbieri che facevano il loro lavoro e sbarbavano persone, tra cui anche Luca, poi vedrete il suo video, ma insomma, o chi magari ha già visto la diretta sul canale social di Rasoi Goodfellas, però insomma è stato sbarbato Luca, ma anche tante altre persone, io no, nella fattispecie. Ma poi c'erano tante, tante, tante persone che sono venute a stringermi la mano, a dirmi ciao, io ti seguo, ed è una cosa bella, è una cosa che mi è piaciuta. Ringrazio in particolare Massimo che ha regalato a me e a Luca questo barbershop. Arbre Magique, grazie, un pensiero veramente gradito e lo metto in macchina, poi vediamo di che profuma, sono veramente curioso. Oltre a questo, poi dopo c'era la parte commerciale, cioè c'erano una serie di produttori o insomma brand nel mondo della rasatura che presentavano prodotti o presentavano i loro prodotti già noti. Ho intervistato la maggior parte di loro, l'intervista uscirà, non me ne abbiate, spero domani, ma non ce la faccio, questo video non verrà editato per questa ragione, ma sono stanco, stanco, stanco. E poi c'erano anche altre cose, c'erano gli affilarambuie, che ringrazio il Paci che mi ha affilato quattro rasoi e mi ha quasi affilato un altro rasoio, quindi il quinto, dandomi in realtà importanti suggerimenti sull'affilatura. Devo dire che anche loro mi hanno fatto sentire a casa e nonostante io sia stato probabilmente con lui forse un'oretta e mezza abbondante, in realtà l'ho trovato tanto, 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 tanto interessante. Cioè avere una persona che ha una cultura così vasta riguardo un argomento e te la trasmette con tanta passione è bello. E veniamo al dunque, il bello di questo evento è proprio questo, no? Il conoscere persone, il conoscere voi che siete venuti, mi avete detto ti seguo, mi avete detto complimenti per i video, quelli che insomma. Ho visto tante persone che mi hanno guardato ma non si sono avvicinate, ecco, fatelo tranquillamente, a me non dà fastidio. E poi cosa mi sono portato a casa? Dalle interviste con i vari produttori, ovviamente poi dopo. Ci sono stati dei regali per permettermi di testare i loro prodotti, ma anche semplicemente per la pura gratitudine dell'intervista. E quindi io ringrazio anche loro. Ringrazio Heather di Zingari Man che mi ha omaggiato il Signore. Ne parleremo poi. Ma un gran bel profumo agrumato. Grazie Heather. Heather mi ha omaggiato anche di questa novità, che è un sapone che serve a pulire il pennello, non serve a fare la barba, serve a pulire il pennello. Questo è veramente limone puro, perché il limone, come sapete, è sgrassante e quindi fa questo. Oltre a queste cose, clay bar, quindi una saponetta praticamente all'argilla per pulire il viso e andare a rimuovere le impurità, tipo tutto questo sudore che ho adesso dal viaggio. Ringrazio poi i ragazzi di Tatara che hanno presentato delle importanti novità, tra cui anche il loro sapone. Mi hanno omaggiato di questo campioncino che proverò molto molto volentieri. E i proprietari di Castle Forbes, due persone meravigliose con una aplomb inglese fantastica, che mi hanno onorato della possibilità di provare un loro aftershave. E non vedo l'ora di provarlo. Tra l'altro, questa è la lavanda. Quello al limone, probabilmente li proverò insieme. Bene ragazzi, grazie, grazie, grazie a tutti. Ciao!